sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Visto, buona la prima, fisicamente a me si vede che siamo ancora indietro, però si ha potuto spedire la sua grinta a questa squadra perché su quello non c'è stata partita, nel senso che Lecco finalmente ha fatto vedere la sua bandina indipendenza, in questo senso, il gioco, la tenuta fisica, tutto il resto arriverà, però già una buona notizia c'è. E ieri in conferenza stampa, scusate la voce, ma ieri in conferenza stampa avevo detto che le neopromosse mi preoccupano sempre. Noi nel girone ne abbiamo tre, due hanno vinto. Una ha vinto con l'Atalanta e una ha vinto con l'Albino Lef. Quindi ho riportato questi ragazzi e gli ho detto prima della partita che se avessimo pareggiato la loro determinazione per la prima partita nei professionisti dopo tanti anni, la loro grinta, la loro voglia, avremmo portato a casa punti. E i ragazzi sono, sotto questo punto di vista, stati bravi. La C è questa, la C ha bisogno di determinazione, ha bisogno di cattiveria. È logico che c'è ancora tanto da lavorare, c'è veramente ancora tanto da lavorare. Secondo me questa vittoria ai ragazzi mentalmente gli servirà tantissimo, perché il primo tempo li ho visti molto frenati e timorosi, e questa cosa ce la dovevamo levare, perché sono una buona squadra, sono una buona squadra, e se veramente mettono anche la determinazione. Oggi, quando è finita la partita, sono entrato dentro il spogliatoio e gli ho detto che in campo ho visto degli uomini, e quando hai degli uomini in campo poi i risultati vengono. Ripeto, c'è ancora veramente tanto da lavorare, però ci serviva questa vittoria, insomma. Sorprendente lo schieramento con due punte strutturate fisicamente come Pizzauti, Zuberek con dietro di Gesù. Io avrei messo Ilari, ma di calcio non capisco niente, Ilari dietro Zuberek. E Pizzauti ha avuto assolutamente ragione lei, però mi ha sorpreso, ecco, vedere due punte strutturate da davanti con tanti giocatori brevilinei, con tanti a disposizione. Come è nato questo tipo di... È nato perché l'ho studiata, perché poi mi è saltato un po' il manco perché si è fatto male Zube, però avevo deciso che nel momento in cui loro sarebbero calati avrei messo dentro quelli veloci. Nel calcio moderno non possiamo pensare che le partite si giocano in 11, io la ragiono sempre sui 15 giocatori, vedrete che farò sempre i 5 cambi. Quindi ragiono nel momento in cui penso che possa giocare uno veloce dall'inizio perché mette in difficoltà gli avversari, lo farò. Quando penso che, conoscendo i loro due centrali difensivi che erano molto strutturati, avevo pensato che se avessi messo dentro a 20-25 minuti dalla fine Tordini e Galeandro, il ritmo si sarebbe nuovamente alzato. Purtroppo l'infortunio di Zube ha fatto sì che Galeandro dovesse mettere subito, però l'avevo un po' studiata così, ecco, me l'ero un po' ragionata così. Gunduz, non vi ho detto niente, ma l'avevamo perso per qualche giorno per un infortunio. Tutta gente che finora ha lavorato poco nelle squadre dove sono stati, erano fuori rosa, erano ai margini, e quindi abbiamo bisogno di migliorare. Ripeto, quando dico che abbiamo bisogno di migliorare ancora tanto, ci metto anche l'aspetto fisico di qualcuno. Zuberek sicuramente, Gunduz sicuramente, anche Di Gesù secondo me a margini di crescita, Frigerio a margini di crescita. Noi il primo tempo eravamo una squadra strutturata, e di solito i giocatori strutturati in questo periodo tanto in forma non sono, insomma. Però poi abbiamo compensato con la grinta, premiato da sotto Dim, poi alla fine con una giocata quell'azione lì è stata se non andava dentro era la disperazione totale. Abbiamo tirato 4-5 volte in porta a botta sicura, poi dopo una deviazione abbiamo trovato gol, ma sono andato da Tordini e avevo detto che sarebbe entrato per cercare di risolvere la partita, quindi insomma la lettura è stata una lettura giusta. E Zuber, che mi stai, l'unica punta, diciamo, sopra il 1,85 che avevi al momento.
ha un problema alla caviglia, sì, secondo me era espulsione, secondo me era espulsione, non lo so, sorvoliamo sull'arbitraggio di oggi perché siamo alla prima giornata e dobbiamo metterci tutti in condizioni, però insomma la caviglia non gli si è gonfiata più di tanto, mi auguro che non sia niente di che, insomma. Non aveva iniziato male, anche perché per come abbiamo approcciato la gara lui era un buon punto di riferimento là davanti, avevamo un po' di timore a giocare fra le linee, per come l'avevamo preparata avevamo un po' di timore a giocare fra le linee, quindi lui era lo sbocco primario nel momento di difficoltà, insomma. La nuova punta se la dice martedì meglio alla ripresa. No, non mancherei di rispetto ai ragazzi se parlassi di chi non c'è in questo momento. In questo momento sa il direttore quello che ci serve. Viviamo, tra un po' viviamo insieme, ci manca buco e dormiamo insieme, io e il direttore, quindi oggi ho bisogno di parlare di chi ha fatto la prestazione. Insomma. Camì, se apri i tre punti danno subito anche un po' di fiducia all'ambiente. Ma ragazzi, veramente, l'ho detto ieri, ricompattare questa situazione non è stato semplice. Penso che è il lavoro più difficile che ho fatto e che abbiamo fatto insieme alla società in questo momento. Vi ripeto, veramente il primo giorno su 20 giocatori, 20 avevano difficoltà, non so quello che hanno passato in questi anni, non lo so, però quindi ricompattare tutto, ritrovarci oggi, avere una squadra, come ho detto prima, di uomini in campo, vuol dire che il lavoro che è stato fatto da parte della società, da parte nostra, del mio staff, è stato un buon lavoro. Poi ora dobbiamo migliorare tanto sul gioco, perché a me mi piace giocare a calcio, mi piace pressare, mi piace una squadra che va in avanti, quindi sotto quel punto di vista lì dovremmo migliorare ancora tanto, però insomma è una bella soddisfazione questi tre punti perché vengono da un lavoro importante. Sì. Centrali difensivi, Magione Battistini ha fatto. E basta oggi, per fortuna. ha fatto benissimo, nel senso che non c'è stato. Sì, secondo me avevamo tutte e due le squadre studiato la partita sull'attacco della profondità. Noi i primi minuti 3-4 volte ci siamo cascati con questa palla sopra, secondo me qualcuno era anche fuori gioco, lo voglio rivedere, però magari noi avevamo studiato di mettergli la palla sopra la linea e anche loro l'avevano studiata secondo me così. D'altronde quando tieni le linee alte è logico che ti vadano a giocare su determinate cose. Noi all'inizio abbiamo un po' sofferto, poi ci abbiamo preso le misure. Sono contento per Jacopo Furlan che ha fatto una parata importantissima, perché ha fatto veramente una grande parata. Anche lui è venuto da a prescindere dallo sballottolare della trattativa che è partito da Catania in macchina, ma poi non è stato neanche lui bene fisicamente, abbiamo avuto qualche problema, un po' di virus che è in giro in questo periodo. Lui è quello che è andato anche all'ospedale un giorno perché non stava bene. Sono tutte cose che ci teniamo per noi, però sono tutte cose che sono successe, e quindi la prestazione di Furlan di oggi, sono veramente molto contento per lui. Il ritorno di Depole ha dato maggiore carattere magari a questa squadra? Lepore è un giocatore che dentro il gruppo ci serviva, a prescindere dal tipo di giocatore che è Lepore, che non serve che ve lo racconti io, insomma, sicuramente anche lui deve crescere sotto il punto di vista della forma. Ha già fatto tanto a fare i minuti che ha fatto, però come sapete abbiamo perso Seliak e quindi non potevo fare altrimenti che sfruttarlo come l'ho sfruttato oggi. Volevo semplicemente chiedere un giudizio sulla mia accoglienza. Ma io e il mister abbiamo fatto il corso insieme, è un allenatore che sta facendo e ha fatto una gavetta importante. A me gli allenatori che fanno la gavetta mi piacciono, anche perché la sto facendo anch'io e l'ho fatta anch'io, quindi chi esce dalle categorie come la Serie D, io l'ho fatta 2 anni, chi esce dalle categorie come la Serie B ne esce forte, perché la Serie B è un campionato per noi allenatori formativo all'ennesima potenza.
La squadra è una squadra che si vede che ha dei concetti, sono dei concetti che si porta dietro dall'anno scorso. Noi per studiare la Clodienza abbiamo visto le partite dell'anno scorso, quindi vuol dire che non è cambiato, è cambiato in qualche giocatore. A molti dell'anno scorso. Qualche giocatore sono cambiati, però abbiamo studiato l'anno scorso anche perché come punto di riferimento avevamo solamente la partita con il Lumezzane e quindi siamo dovuti ritornare indietro a ritroso delle partite dell'anno scorso perché sapevamo insomma che l'identità era quella. È come se conosciuto di Zuberec, però si è visto chiaramente che le serve una tuta. Mi scusi, ma cioè, ma detto perché se non lo diciamo, poi lo dicono i tifosi alla loro maniera, giustamente. Sì, però io devo parlare di Pinzauti. Io devo parlare di Pinzauti, devo parlare di Galeandro, devo parlare di Tordini che ha fatto gol, devo parlare di Zube che si deve mettere in condizioni smaglianti. Poi quello che ci serve lo sappiamo tutti, insomma, ormai non è più un segreto e quindi ora manca ancora per fortuna una settimana di mercato che finisce, non vedo l'ora e mi auguro insomma che in questi giorni si possa trovare qualcosa di interessante, fermo restando che chi viene qui deve sapere che deve fare il lavoro che fa Pinzauti, deve fare il lavoro che fa Galeandro, deve fare il lavoro che fa Zuberec, e mi riferisco soprattutto in non possesso palla, devono venire con quelle caratteristiche lì. Se pensa di venire qualcuno qui a fare la boa a mezzo all'aria, è meglio che non venga. Già questa non era permessa. Allora, una prestazione direi confortante a tanti. Come ti sei sentito nel tornare in campo dopo la prestazione Milan Futuro che era stata purtroppo macchiata da rigore sbagliato, ma senti di aver dato comunque continuità sul piano individuale del gioco espresso oggi? Innanzitutto buonasera a tutti. Questa è una domanda più sul me giocatore. Io questo oggi andrei ad analizzare più la prestazione che ha fatto la squadra e abbiamo provato a fare le cose che il mister ci ha chiesto in questo direi ormai fine ritiro, fine precampionato. Abbiamo cominciato oggi con la prima di campionato. L'importante oggi era la prestazione e portare a casa i tre punti per dare fiducia a quello che stiamo facendo, stiamo provando in questo, diciamo, ripeto, in questo inizio campionato. E poi a livello personale sicuramente vengo da un infortunio grave, un tendine d'Achille non è facile da recuperare, pochi anni fa alcuni hanno anche smesso, quindi sono contento soprattutto a livello fisico di star bene, di poter dare il mio contributo. E poi come hai detto te, il rigore sbagliato col Milan sono episodi come un gol sbagliato o come un errore difensivo, quindi vado ad analizzare l'episodio e sicuramente non va a influire su quella che è la prestazione. E per quanto riguarda oggi penso di aver dato il mio contributo a livello offensivo, a livello difensivo abbiamo fatto secondo me bene, a livello complessivo parlo, non singolo, che è quello che ci chiede il mister, quindi penso di poter dire che abbiamo fatto una prestazione importante. Ho visto anche le altre partite ieri ad esempio, è subentrata come nelle altre, tutte le altre partite, un po' di stanchezza, ancora il caldo si fa sentire. Però abbiamo retto bene, sicuramente qualche episodio mezzo e mezzo che magari era a favore nostro negli ultimi 2-3 minuti c'è stato fischiato al contrario e poteva magari influire nel risultato finale, sarebbe stata una beffa secondo me. Ecco, abbiamo visto a lungo parlottare in particolare sui calci piazzati con Lippore, sta nascendo un film particolare sulla divisione di compiti in quella fase di gioco da calcio piazzato. Ma come ben sapete il calcio piazzato è un'arma importantissima e quindi cerchiamo la soluzione migliore, in settimana le proviamo, quindi quello che proviamo in settimana poi vediamo come si dispone la squadra avversaria e proviamo a trovare una soluzione. Abbiamo provato cose diverse, abbiamo fatto altre cose oggi perché abbiamo visto cose diverse, quindi comunque l'importante è batterle bene ed è mettere in condizione i nostri compagni di far gol e sicuramente con Checco ci stiamo trovando bene e anche oggi sono nate delle azioni interessanti, dei calci piazzati, sicuramente, come ripeto, è un'arma importante. Grazie. Sulla partita abbiamo detto un po' tutto, te la lancio là, qualche ex compagno tra l'altro che condivide con te la proprietà del cartellino, io inizio magari oggi puoi dire, visto che siamo una buona squadra, vieni a darci una mano. Ma guarda, io
Io di mercato non ho mai, da quando gioco a calcio non ho mai parlato, e sicuramente se qualcuno mi chiama posso solo che parlare bene di Lecco. C'è un ambiente positivo, una società nuova che vuol fare le cose fatte bene, uno staff nuovo con tanto entusiasmo, stiamo lavorando bene, ripeto, siamo all'inizio e oggi abbiamo avuto secondo me solo verso la fine un po' di stanchezza, ma dovuta soprattutto al caldo secondo me. E quindi chiunque, l'importante che sia che chi viene qua a Lecco viene perché vuole giocare per vincere, vuole dare una mano alla squadra, e quindi sicuramente se vengono giocatori importanti noi siamo contenti. Andrea, sia tu che Lecco siete due pezzini di spinta, comunque più offensivi di così. Questo ha bisogno di una squadra che sta di più nella metà campo avversario oppure no? Sì, hai detto bene, siamo due terzini molto offensivi. Io nel mio passato ho fatto l'esterno alto o il quinto, perché adesso molti giocano 3-5, quindi mi hanno adattato a quinto. E, secondo me, mi ricollego a quello che ho detto prima, se abbiamo condizione fisica possiamo fare che tutti vanno e tutti tornano. E, avendo gamba si può fare. E, poi ovviamente in settimana le prepariamo, cerchiamo di capire dove la squadra avversaria soffre un po' di più, e noi siamo, sia io che Checco, siamo disposti ad adattarci a fare anche solo la fase difensiva se serve per la squadra. Ma sicuramente noi siamo venuti per fare questo tipo di partite. Abbiamo giocato un primo tempo molto equilibrato. Non abbiamo mai rischiato, siamo proposti anche in avanti in maniera, maniera positiva, abbiamo creato anche qualcosa. Secondo tempo abbiamo subito anche la loro pressione, però siamo sempre ripartiti bene. Abbiamo rischiato di passare in vantaggio, è stato molto bravo il suo portiere, poi è stato bravo il nostro. Loro sono riusciti a fare gol. Mi è piaciuta la reazione dei miei, perché anche in 9 alla fine ci abbiamo provato e abbiamo creato qualcosa. Credo che siamo stati molto combattivi, era quello che avevo chiesto ai ragazzi, ma anche abbiamo sempre cercato di ripartire giocando e anche in alcune situazioni di imporre il nostro gioco, perché sapevamo come giocavano loro e sapevamo che potevamo avere degli spazi che direi che abbiamo sfruttato piuttosto bene. L'autogol ha fatto forse il migliore campo? No, l'autogol ci sta, è stata anche... Dobbiamo essere anche sinceri, è stata anche una giocata di qualità del loro giocatore, sbucata sta palla, e è stato un infortunio del nostro difensore, però la giocata del loro attaccante è stata una giocata di qualità, ecco, per cui non ho niente da rimproverarli, perché sono situazioni in cui ti può andar bene e ti può andar male. C'è comunque la sensazione di poter portare a casa qualcosa di più importante? No, ma assolutamente, assolutamente, noi siamo venuti qua per questo. Di qua per raccogliere punti, ma anche per dimostrare che eravamo cresciuti rispetto anche al periodo preparatorio, e credo che da questo punto di vista dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo fare esperienza della categoria, perché un pizzico di malizia in più ci sarebbe servita oggi, ma non è un rimprovero che faccio ai miei giocatori. Per averla bisogna fare esperienza anche della categoria. Noi oggi abbiamo dimostrato una buona continuità di gioco, di esserci sempre durante la partita, anche nei momenti più difficili. Per cui da questo punto di vista, da questa cosa bisogna ripartire. Sui cambi, alla fine provato naturalmente. No, alla fine siamo messi con 4 attaccanti perché avevamo bisogno di recuperare la partita. Anche loro erano piuttosto stanchi, si sono abbassati. Ci hanno concesso dei cross e ce la siamo andati a giocare dentro l'area di rigore, per cui ci stava. Noi abbiamo messo dentro anche i nostri giovani davanti e mi dispiace molto per Orfei, che gli è uscita la spalla. Speriamo di recuperarlo alla svelta. Lui era entrato molto bene, era stato subito pericoloso ed è un giocatore che con noi può crescere molto. E poi dopo c'è stato il fallo di Pozzi che ha portato. Sì, è stata l'espulsione. Ora ero lontano, non ho visto proprio l'entità del fallo, era anche un po' coperto. Ora lo rivedrò perché. Forse un fallo di
Ma non so, ci sta, poi la partita in quel momento lì era abbastanza concitata, c'è stato di più di 20 minuti, dal momento che noi abbiamo rischiato di fare gol è diventata una partita molto combattuta. Ci sarà da lottare fino alla fine, Tony? Ma noi ci sarà da lottare tutte le partite, l'importante è avere sempre questo spirito, avere la voglia sempre di mettersi in competizione come abbiamo fatto oggi. Lottare fino alla fine, mi sembra tutte le squadre devono lottare, sì, fino alla fine. Siamo alla prima giornata e tutte le squadre dovranno farlo. Io credo che noi bisogna guardare il presente di questa prestazione e prendere il buono e ripartire da qui per giocare la prossima partita. E come dici tu, ci sarà sempre da lottare, ma da lottare in ogni situazione, ecco, non solo fino alla fine. Posto? No, una domanda la faccio io, magari. Sì, sì. Una squadra che scendeva dalla Serie B con tanti giocatori in campo che provenivano dalla Serie B, una squadra che saliva dalla D con tanti giocatori in campo che provenivano dalla Serie D, però tutta questa differenza non è che si sia molto vista, almeno per tre quarti di partita. Questione di gamba, di impronta tattica, secondo lei, o di qualità oggettivamente appianata? Ma io credo che in ogni caso, se ci si incontra in questa categoria, un motivo c'è, no? Poi è normale che loro hanno tanti giocatori che hanno fatto altre categorie. Ho rivisto con piacere l'Epore che avevo avuto con me un anno. Però se ci si incontra in questa categoria, poi bisogna mettersi in competizione, no? Per cui, anche dal punto di vista mentale, noi siamo venuti con questa prospettiva. E da questo punto di vista devo dire bravi ai miei giocatori, perché dal punto di vista proprio psicologico e anche mentale, giocare in questo ambiente qui, la prima di campionato, non credo che sia così semplice. Loro l'hanno fatto con grande, come diceva il collega, con grande gagliardia, ma anche con buona qualità, direi. Poi ci è mancato qualcosina, ma questo è normale per noi. Noi bisogna recuperarlo ogni settimana, questa cosa qua. Però oggi sul campo siamo riusciti, diciamo così, a mettersi in competizione con una squadra che sicuramente ha giocatori di qualità. Questo spero che sia anche una delle protagoniste di questo campionato, perché conosco l'allenatore, conosco Franco, spero che possano fare un bel campionato.